per la famiglia. Ma vi voglio raccontare di un grande no, di un grandissimo no detto in questi 5 anni. Abbiamo detto no in maniera chiara, senza se e senza ma, lo diceva Enzo prima, all'insediamento, a qualsiasi tipo di insediamento del nucleare in Puglia. Ma perché abbiamo detto no? Perché abbiamo detto no? Non perché siamo la regione del no. Dietro a questo no ci sono tanti e diversi sì. Abbiamo detto sì alla produzione di energia eolica e fotovoltaica, l'energia pulita. Questo è il modello di sviluppo della nostra regione. Siamo stati talmente bravi in questi 5 anni a produrre questa energia alternativa che adesso siamo in grado di venderla. Ne produciamo più di quanto ne abbiamo bisogno. La vendiamo, esportiamo energia. E questo modello di sviluppo dà i suoi frutti, comincia a dare i suoi frutti. Ho detto già qualcosa nel campo del turismo, dico qualcosa nel campo dell'industria. La nostra regione è diventata regione che attrae investimenti, regione interessante sotto la possibilità degli investimenti, ma non solo. La Bosch, importantissima industria che sta a Bari, la Bosch non chiude più a Bari. La Bosch 2 anni fa pensava di dover chiudere. L'amministrazione regionale ha proposto alla Bosch di diversificare la produzione, di credere in questo progetto di sviluppo alternativo. La Bosch non chiude più, e così la Getrag, e così la Fiat. Questo modello di sviluppo comincia a dare, seppur timidamente, i frutti. Ma abbiamo detto un altro no che interessa conversare, e interessa tanto conversare. Abbiamo detto no a qualsiasi inceneritore, qualsiasi. Giammai Conversano diventerà sede di inceneritore, Incontrada Martucci. Ma Incontrada Martucci cosa sta avvenendo? Cosa avverrà? È vero, avevamo detto che chiudevamo la discarica il 31 dicembre del 2009. Abbiamo slittato questo termine, questa data, al 1° luglio del 2010. È vero, lo dico io per primo, un obiettivo non centrato al 100%, ma attenzione, dobbiamo sapere alcune cose, perché sento dire, è vero che siamo in campagna elettorale, ma sento dire alcune inesattezze. Oggi, 20 marzo del 2010, in quella voragine, in quel buco, non finisce più un grammo, dico un solo grammo, di rifiuto umido, il cosiddetto tal quale, quello che noi produciamo, tanto per capirci, a colazione, pranzo e cena. Non finisce più. Dopo 30 anni quella storia, per molti versi amara storia, comincia a intravedere la sua ultimissima pagina, o se vedete, o se volete, comincia a intravedere l'ultimo periodo dell'ultima pagina di un libro che ha visto tanto tempo essere scritto.
non finisce più un grammo, ci sono due impianti, uno di biostabilizzazione che già funziona, uno di produzione di CDR che funzionerà entro il 1° luglio del 2010. Entro quella data il comune di Conversano acquisirà le aree, perché diventeranno aree pubbliche, non più private, e si potrà dire che finalmente quella pagina sarà definitivamente chiusa per Conversano. Ecco cosa c'è dietro il no nucleare e no agli inceneritori. C'è tutto questo modello di sviluppo alternativo, che è anche un altro sì, passato anche questo sotto silenzio, che interessa Conversano. Abbiamo realizzato con legge 15 parchi naturali. Uno interessa Conversano, quello dei laghi e della gravina di Monsignore. Ma perché abbiamo realizzato i parchi naturali? Perché noi abbiamo qua in Puglia, e questo c'entra anche con la produzione di energia pulita alternativa, abbiamo in Puglia un qualcosa che nessun decreto governativo potrà mai toglierci. Abbiamo la terra bellissima, abbiamo il sole, abbiamo un clima che tutti ci invidiano. Intorno a queste bellezze, intorno a questi capisaldi naturali, abbiamo realizzato questa rete di verde, questa rete ambientale, questa tutela che abbiamo chiamato parco naturale. Vorrei tanto che Conversano desse concretamente vita a quella legge che, ripeto, prevede il parco naturale per i laghi di Conversano e la gravina di Monsignore. Vorrei tanto sperare che questa legge non sia applicata solo perché dietro ci sta il nome di chi vi parla. Però sono passati 3 anni dall'approvazione di quella legge e tanto potrebbe Conversano avere dall'applicazione di questa normativa. Ma non fuggo da un'altra problematica: la sanità. E faccio una premessa: la sanità, la gestione sanitaria vive oggi un piccolo grande cancro, lo dico con estrema serenità, ma altrettanta fermezza e convinzione. Qual è il cancro? La fortissima ingerenza della politica. Non abbiamo molto spesso in questi anni avuto la forza di affondare il bisturi, ma nell'ultimo consiglio regionale, forti di questa esperienza, ma anche perché la nostra terra e la gente della nostra terra aveva bisogno di una risposta, abbiamo posto dei paletti molto seri che limiteranno, e non poco, l'ingerenza della politica nella gestione del servizio sanitario. Detto questo, abbiamo inteso la sanità in un senso molto lato, che si collega in maniera forte, fortissima, alla qualità della vita. C'è un esempio su tutti, faceva riferimento Enzo prima, del come intendiamo noi la sanità. Quel modello di sviluppo a cui ho fatto riferimento per noi è qualità della vita.